passano gli anni e si continua a morire. Abbiamo pianto tanti colleghi, l'ultimo in ordine di tempo è Giovanni che ci ha lasciato qualche giorno fa, morto suicida, si è buttato dal balcone e dopo 10 giorni di agonia non ce l'ha fatta. Indubbiamente questa è stata l'ennesima tragedia che ci ha veramente colpiti, perché questo è l'ennesimo omicidio di Stato. Siamo veramente costernati, l'unica cosa che possiamo fare, che abbiamo deciso di fare, è quella di indossare oggi le magliette nere in segno di lutto ma anche in segno di ribellione, per urlare questo silenzio assordante da parte della politica. Abbiamo anche deciso domani di partire per Roma, una delegazione di colleghi della formazione che comprendono sia gli sportelli multifunzionali che gli interventi, per attenzionare il nostro problema a livello romano. E quindi andremo davanti al Ministero del Lavoro e presideremo lì a partire da giovedì con le magliette nere, nel tentativo di svegliare le coscienze anche a livello nazionale.